Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa. Io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre fra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi ci presenta Gesù in un luogo non ben determinato mentre prega. E mentre Gesù prega, i suoi discepoli lo osservano. E quando Gesù ha finito di pregare, un discepolo, a nome di tutti, chiede a Gesù: «Insegnaci a pregare». Gesù è in un luogo. Questa cosa è così scontata che tante volte nemmeno ci facciamo caso. Sembra banale questa sottolineatura, ma se l'Evangelista Luca ce lo dice, è perché noi dobbiamo far caso ai luoghi che frequentiamo, ai luoghi che abitiamo, ai luoghi dove lavoriamo, ai luoghi dove ci divertiamo, perché è in un luogo preciso e in un tempo preciso che, insieme a tutte le altre cose, noi possiamo far sintesi della nostra vita mettendoci davanti al Signore nella preghiera. È bellissimo questo. Evidentemente Gesù, che pregava in modo abituale, per il quale era normale pregare, si trasformava, si trasfigurava nella preghiera. Pregava in modo straordinario e questo colpiva i suoi discepoli, che gli chiedono di insegnare loro a pregare. Non di insegnare loro delle preghiere, quelle già le conoscevano, avevano il libro dei Salmi, 150 salmi a disposizione per dire le loro preghiere. Era l'atteggiamento di Gesù che li aveva colpiti, il modo in cui Gesù pregava che aveva fatto breccia nel loro cuore. E quando noi chiediamo a qualcuno di insegnarci, è proprio perché siamo rimasti colpiti da lui o da lei e da quello che stanno facendo. Questo vale per qualcosa da mangiare: che buono, mi passi la tua ricetta. Vale se vediamo qualcuno suonare uno strumento musicale: mi insegni a suonare la chitarra. Vale se vediamo uno nuotare: mi insegni a nuotare. Vale se vediamo uno lavorare o preparare un esame: mi insegni a studiare, mi insegni a fare il lavoro come lo fai tu. Chiedere a qualcuno di insegnarci significa che quel qualcuno ci ha colpito al cuore.
più che ancora ci ha colpito la mente. E i discepoli quindi chiedono a Gesù di insegnare loro l'atteggiamento giusto. E Gesù inizia subito dicendo: quando pregate, dite Padre. Il modo giusto, l'atteggiamento migliore nella nostra preghiera è metterci davanti a Dio riconoscendolo come nostro Padre e quindi riconoscendoci come Suoi figli. Allora, come Gesù, potremo essere non soltanto uomini che recitano delle preghiere, ma uomini oranti, donne preganti. La buona novella di questa settimana vi raggiunge dal santuario di San Gabriele, ai piedi del Gran Sasso, fra il vecchio santuario e il nuovo santuario. E per definizione il santuario è un luogo di preghiera, ma un luogo diventa santuario perché qualcuno in quel luogo ha sostato in preghiera. Ha sostato in preghiera così a lungo e così bene da poter essere presentato a tutti come esempio, come modello. Qui, in questo luogo, per anni Gabriele ha pregato. Non semplicemente ha recitato preghiere, ma è stato orante, è stato pregante, un uomo diventato preghiera, come si diceva anche di San Francesco, ai piedi di Dio come ai piedi di suo padre. Perché qui è la differenza. Se noi non riconosciamo in Dio un Padre, la nostra preghiera non arriva. Facciamo tutti questa esperienza con i nostri computer quando scriviamo una mail. Se nell'indirizzo saltiamo un punto o lo mettiamo in più, un trattino o una lettera, la nostra mail non arriva, ci torna indietro. Così è la nostra preghiera. Se la rivolgiamo a un Dio che non è Padre, la nostra preghiera non può arrivare. Allora l'atteggiamento giusto è quello dei figli. E davanti a Dio dobbiamo chiedere che il suo nome sia santificato. Quanto è importante il nome! Lo è importante per noi oggi, lo era ancora di più per gli ebrei e per gli antichi in genere, al tempo di Gesù. Il nome indica la persona. E quindi cosa significa santificare la persona di Dio? Cosa significa santificare la nostra persona? Significa ricordarci chi Dio è, qual è il suo nome. San Giovanni nella prima lettera ce lo dice: Dio è amore. Dio è un padre sempre amante. Dio è un padre innamorato dei suoi figli, di tutti i suoi figli, quelli buoni e quelli cattivi, quelli che fanno la sua volontà e quelli che non la fanno. Dio ama a prescindere. Santificare il nome di Dio significa fare in modo che l'amore si diffonda sempre più nella terra, sulla terra, che l'amore si diffonda sempre più nei nostri cuori, nelle nostre comunità ecclesiali, nella nostra società, ovunque ci troviamo. Santificare il nome di Dio significa vivere amando, diffondere il suo amore, diffondere la sua bontà, la sua misericordia nei confronti di tutti, di ogni creatura e anche dell'intero creato. E perciò possiamo dire: venga il tuo regno. Un regno che non è quello dei lupi, che non è quello della competizione, che non è quello della guerra, che non è quello della violenza, ma è quello degli agnelli, di coloro che danno la vita, come Gesù ha dato la sua vita per la nostra salvezza, di coloro che servono e non si fanno servire. Poi il Padre nostro passa nella sua seconda parte, la parte in cui facciamo delle richieste a Dio. Se nella prima parte abbiamo fatto sintesi della nostra fede, Dio è nostro Padre, il suo nome, amore, deve essere santificato, il suo regno, regno di amore, di pace e di giustizia, deve estendersi su tutta la terra, adesso passiamo all'aspetto morale della nostra vita, a come ci dobbiamo comportare per essere veramente figli, per fare davvero la volontà di Dio. E la prima cosa è: dacci il nostro pane quotidiano.
il nostro pane di ogni giorno. Chiedendo a Dio di darci il pane, riconosciamo che il pane è un dono di Dio. Noi non siamo padroni del pane, noi non siamo padroni dei beni, noi non siamo padroni delle cose. Dobbiamo utilizzarli al meglio per noi e al meglio per tutti quanti. Ma il pane non nasce nei campi. Il pane deve essere nostro, cioè, oltre ad accogliere il dono del pane che ci viene da Dio, ci deve essere anche la nostra parte, il nostro impegno, il nostro lavoro. Nei campi nasce il grano, poi diventa pane con il nostro contributo. A dire il vero, anche il grano stesso è seminato dall'uomo nei campi e dall'uomo è lavorato e raccolto. Se uno non partecipa con il suo lavoro, difficilmente potrebbe dire «dacci oggi il nostro pane quotidiano». Poi Gesù ci dice di chiedere al Signore, al Padre, di essere perdonati, così come anche noi vogliamo perdonare. Non è un perdono come umanamente viene inteso. Se tu mi chiedi scusa, io ti do il mio perdono. Ma è un perdono a prescindere. Il Padre ci perdona in anticipo, prima ancora che glielo chiediamo, e offre il suo perdono a tutti quanti. Perché siamo perdonati da Dio, noi ci possiamo convertire, noi possiamo diventare nuove creature, possiamo diventare capaci a nostra volta di perdonare come Dio, a prescindere se le scuse ci vengono chieste o non ci vengono chieste. Davvero dobbiamo avere un cuore a misura del cuore di Dio per portare ovunque il suo perdono e la sua misericordia. E infine Gesù ci dice di pregare perché non siamo abbandonati alla tentazione. È stata cambiata da non molto tempo la traduzione del Padre Nostro. Ve lo ricordate tutti, prima si diceva non ci indurre in tentazione, come se fosse Dio a spingerci verso la tentazione. Ma anche la traduzione di oggi, onestamente, non mi sembra la migliore. Anche adesso sembra quasi che noi dobbiamo chiedere al Signore di non abbandonarci, come se fosse Lui ad abbandonarci nella tentazione. Probabilmente sarebbe stato meglio invertire la frase: nella tentazione non ci abbandonare. La tentazione fa parte della vita. La tentazione è la prova o le prove alle quali siamo assoggettati lungo il corso della nostra esistenza. È accaduto così a tutti i santi, anche a San Gabriele, è accaduto così anche a Gesù. Il senso di questa preghiera, il senso di questa invocazione è proprio nella preghiera che Gesù fece al termine della sua vita nell'orto degli ulivi. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia, bensì la tua volontà. Noi chiediamo al Padre che, se fosse possibile, noi volentieri faremmo a meno della prova, ma se non è possibile saltare quella prova, che il Signore sia al nostro fianco, proprio come rimase al fianco di Gesù durante la sua agonia, proprio come rimase al fianco di Gesù sulla croce, in modo tale che, come Gesù, anche noi possiamo dire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, per ben 184 volte viene ripetuto nel Vangelo, sempre sulla bocca di Gesù, una sola volta sulla bocca dell'apostolo Filippo, il quale dice a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Quindi è davvero fondamentale riconoscere in Dio il nostro Padre. E pregando, come ci spiega Gesù nella parabola conclusiva, non dobbiamo aspettare di cambiare noi il cuore di Dio perché Dio esaudisca quello che noi gli chiediamo, ma dobbiamo chiedere al Signore di cambiare noi il nostro cuore per capire ciò che davvero è bene per noi, qual è la cosa migliore che noi possiamo avere dal Signore. E Gesù ce lo ha detto, è lo Spirito Santo. Il dono più bello, il dono più grande che possiamo avere dal Signore è il dono dello Spirito,
che ci permetterà di pensare, parlare, agire, essere figli di Dio, come lo è stato Gesù. Che questa estate, pur in mezzo ai divertimenti e al riposo, serva a fare un piccolo percorso di avvicinamento al Signore, riconoscendo in Lui il nostro Padre e vivendo sempre più da figli.